Noi pensiamo che bisogna puntare sui professionisti, il PNRR ha puntato molto sulle strutture, sulle infrastrutture, finanziando una parte, no, del Servizio Sanitario Nazionale che non è fatto di persone. Oggi invece è il tempo di puntare sui professionisti, sono proprio le competenze delle professioni sanitarie che riescono a dare quel di più ai cittadini che non possono dare le macchine, che non possono dare i computer, che non possono dare l'intelligenza artificiale. È proprio quello straordinario rapporto umano e l'arte di interpretare i dati che fanno dei professionisti una straordinaria risorsa di questo paese. E al governo cosa chiedete? Al governo chiediamo sempre di più un'attenzione nei confronti dei professionisti, un'attenzione che è già iniziata con questa finanziaria, perché su 3 miliardi in più nel Servizio Sanitario Nazionale 2,4 miliardi sono stati vincolati ai contratti e quindi le risorse per i rinnovi contrattuali. Oggi è importante che questa inversione di tendenza diventi ancora più concreta e si inneschi quel processo che abbiamo chiamato di attrattività del Servizio Sanitario Nazionale, proprio per bloccare la fuga dei professionisti dal Servizio Sanitario Nazionale.